Ciao, ciao a tutti. Allora, oggi vi faccio vedere questo collo, questo punto, diciamo, tubolare, che non è altro che il punto della coperta. Mia sorella mi ha, fra virgolette, commissionato un collo dopo che ha visto tutti i video che ho fatto quest'inverno. Mi ha detto, ma come, fa tutti quei colli? A me non me ne fai neanche uno. Quindi mi ha commissionato ben due colli. Vabbè, uno l'ho fatto come quel collo fucsia che avete visto, cioè quel collo grigio e fucsia, gliel'ho fatto così. E l'altro invece è questo che l'ho fatto praticamente col punto della coperta, della copertina, che però lavorato in tubolare rimane completamente diverso, cioè sembra proprio un altro punto. Quindi sempre punto facilissimo, vedete, l'ho lavorato in tubolare, quindi qui vedete dove c'è l'inizio. Non si vede, adesso qui ho fatto la maglia bassa di base, quindi questo poi andrà nascosto, cioè praticamente non si vede la cucitura. Devo dire che sono veramente moderatamente soddisfatta. Mi piace tanto. Ho lavorato con un uncinetto molto grosso. Per farvi un esempio, questo uncinetto io l'avevo preso, l'avevo fatto vedere in un video l'anno scorso, l'avevo preso da dei cinesi. Per farvi un esempio, questo è un uncinetto numero 12. Che non si vedrà mai, e questo invece è l'uncinetto che avevo preso dai cinesi, l'uncinetto come insomma marca 0 marca, però vedete che è molto più grosso di qua, quindi ho utilizzato questo. Vedete, poi tra l'altro rimane anche più corto, però dai, tutto sommato non è andata male. E niente, quindi io spero che questo video vi piaccia. Poi adesso, come insomma, avete visto che ho un po' smesso di fare video, perché cioè, per fare video tanto per, boh, cioè è inutile stare lì a fare video con scazzate, come si dice, no? Quindi, boh, ho in mente delle cose, però non lo so, boh, perché secondo me potrebbero non piacere, oppure non lo so. Comunque vedrò, vedrò perché appunto non lo so. Quindi, come al solito, parole inutili, ragazze, vi lascio al video e vi saluto e alla prossima. Ciao! Per fare questo collo avrete bisogno di circa 150 g di lana molto grossa, uncinetto grosso adeguato alla lana, uncinetto più fine che vi servirà per cucire, un metro, un marker, un paio di forbici. Allora, quello che dovete fare, prendete il metro, prendete la circonferenza del vostro collo e in questo caso io l'ho fatto circa di una cinquantina di centimetri. Ok, e questa circonferenza del vostro collo, quindi appunto nel mio caso 50 centimetri, sarà la lunghezza della prima catenella che voi dovete fare, o comunque del primo giro di maglie basse di base che dovete fare. Allora, io farò le maglie basse di base. Se voi non ne avete voglia, non vi piacciono, eccetera, eccetera, non le volete fare, fate una riga di catenelle e poi fate una riga di maglie basse. L'importante è che siano pari. Vediamo se riesco a dirlo solo una volta, comunque che siano pari due volte. Allora, facciamo il nostro cappio lasciando sempre un pezzettino un po' lunghetto per nascondere il filino. Iniziamo a fare la catenella di base, scusate, la maglia bassa di base, ve la faccio vedere all'inizio. Comunque, come al solito, vi lascio il link sotto. Comunque fatela perché è facilissima. Allora, fate 2 catenelle e poi rimane molto molto ben rifinito. Nella prima catenella infilate qui sotto. Vedete, in modo che avete due cappietti sopra, tirate fuori una volta e mettete il dito qua, perché poi l'uncinetto lo dovrete infilare sempre qua nel primo punto che tirate fuori, vedete qua, e poi tirate fuori un'altra volta. Poi, adesso perché fai capricci, ok, dove avevate messo il dito rinfilate. Vedete, adesso la lana è grossa, io mi aiuto perché mi scappa. Tirate fuori una volta, mettete il dito e tirate fuori la seconda volta e rinfilate qua dove avevate messo il dito. Ok, che tanto si vede perché si forma anche qui la treccina. Ok, quindi numero pari di catenelle, cioè scusate, di maglie basse. Allora, vedete, qui ho fatto le mie belle belle maglie basse. Maglie basse numero pari. Ora cosa faccio? Prendo, vedete, in modo da non arrotolare, quindi prendo in modo che siano belle dritte senza fare il twist, quindi belle dritte, e mi faccio, vado quindi nella prima maglia che avevo fatto, inserisco e mi faccio adesso, ecco, e mi faccio una maglia bassissima. Vedete, ho infilato e tiro fuori in due tempi. Questa maglia bassissima io me la stringo perché
perché altrimenti poi, a parte che mi confondo, ma poi non mi piace come rimane. Ops. Quindi da qui, ora, voi vedete che qua, siccome abbiamo fatto la maglia bassa di base, vi rimane aperto, apertino così. Non importante, perché poi quando lo andremo a chiudere, cosa che invece non vi rimane quando fate la maglia bassa normale, perché fate la catenella, no? Allora, non importa, perché poi quando lo andremo a cucire, questo cucito bene scomparirà, ok? Quindi abbiamo fatto la maglia bassissima per unire, e qui inseriamo sempre nello stesso punto, vedete? E facciamo... Scusate, ma devo tirare un po' perché sono più di un filo, ecco, vedete. E ci facciamo una maglia bassa, così è, così com'è. Ok, in questa maglia bassa, per chi come me, pure se pensa di capirne di uncinetto, si incasina, perché mi incasino, non vi dico quante volte l'ho fatto, e metto il marker, ok? Perché poi dopo mi potrei confondere, ok? E continuiamo facendo il punto. Se vi ricordate della copertina, vi lascio il link sotto se volete farla. Comunque, un punto molto utile, non so, per le copertine. Una catenella, lasciate uno spaccello, saltate una maglia e una maglia bassa. Quindi, punto facilissimo. Però il fatto che lavorato in tondo, questo punto, cioè, verrà, come si dice, viene diverso. Non è lo stesso, come si dice, la stessa texture che ha quando lo lavorate in righe di andata e ritorno. Ora non so se mi sono spiegata. È un po' che non faccio video, non vi dico quante volte ho fatto e rifatto questo collo, ho fatto e rifatto questo video, avevo girato l'inizio e ho cancellato tutto. Comunque, continuate così, una maglia bassa e una catenella, saltare uno spazio, saltare una maglia e una catenella fino alla fine del Allora, giro. vedete, ho quasi finito il giro, quindi ho fatto maglia bassa, catenella, salto un punto, ancora maglia bassa, una catenella, e se avete fatto giusto, quindi se le maglie sono pari, dovreste avere ancora una maglia bassa che vi avanza, infatti sopra c'è la catenella, e qui c'è la prima maglia bassa che abbiamo fatto. Ok, naturalmente adesso mi deve far fare le figuracce, buttiamo giù. In questa maglia bassa noi ci uniamo nuovamente con una maglia bassissima e io la tiro un po', guardate, la tiro un po', perché altrimenti qua mi rimane il buco, il buso. E niente ragazzi, il punto è tutto qua, continuate così. Vedete, qui c'è dove ho fatto la maglia bassa sotto, di sotto, quindi continuo. Faccio di nuovo una maglia bassa, non faccio la catenella perché ho notato che se faccio la catenella qua mi si fa un difetto, mi rimane un po' scampanato, insomma non mi piace, quindi la faccio senza catenella. Poi metto il marker dove ho fatto la prima maglia bassa, però ripeto, magari molte di voi, anche se non sono di esperienza decennale, non sono casiniste, quindi non ho bisogno del marker. E continuate così, ragazzi, fin quando, quindi maglia bassa, catenella, salto una maglia, maglia bassa, la maglia bassa vi deve risultare sopra la maglia bassa che avete fatto sotto. Ok, e continuate così fin quando non Allora, finite vedete di... che io qua sono arrivata all'ultimo punto. Ecco qua. Vedete qui, vabbè, io avevo tolto il segnappunto. Allora, faccio l'ultima catenella, cioè scusate, l'ultima maglia bassissima. Poi, siccome mi è avanzata della lana, vi faccio vedere. Allora, in pratica mi è avanzato, scusate. Allora, mi è avanzata un tot di lana che non è abbastanza per fare un altro giro di maglia bassa, perché vi ho detto che io comunque lavoro, vedete, lavoro fino alla fine del gomitolo. Qui vabbè, gli avevo fatto il nodino. Allora ho provato a fare, se mi veniva, un giro di maglia bassissima. Quindi ho deciso di fare per rifinitura un giro di maglia bassissima. Voi ovviamente se non vi piace non lo fate, vi voglio far vedere. Allora, quindi arrivo a chiudere nell'ultima maglia bassa, mi unisco e invece di fare la maglia bassissima e stringerla, la faccio e la lascio larga. Vedete? Quindi prendo il mio segnappunto, adesso è andato via un po' il sole, ecco qua, che mi dirà che quella è la mia maglia bassissima. E poi cosa faccio? Mi faccio tutto in giro qua un giro di maglia bassissima che praticamente mi serve per rifinire diciamo il bordo. Quindi vedete qui c'è la catenella, io infilo semplicemente dove c'è la catenella e faccio la maglia bassissima in due tempi, poi infilo dove c'è la maglia bassa,
Vedete, in questo modo mi viene rifinito. È giusto perché, insomma, poi tagliare tutto sto filo, ho fatto la prova, mi arriva giusto giusto, poi vi faccio vedere come chiuderlo. Quindi vedete, sto facendo le ultime maglie bassissime qui nella maglia bassa, qui nella catenella, maglia bassa. Perché mi sembra comunque che con questa maglia bassissima mi rimane anche più rifinito. Ecco, e qua c'era la maglia bassissima, la prima che avevo fatto, qui l'ultima catenella, e ci faccio la maglia bassissima sempre in due tempi. Tiro fuori e poi questo filino, che devo dire la verità è proprio striminzito, però va bene, non nasconderò tutto. Io qua ci ho fatto un nodino perché mi dà fastidio che si... Sì, come si dice, si sfilaccia. E niente, poi me lo andrò a nascondere e questo è il lavoro finito. Quindi ragazze, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao!